Premesso che il progetto del Parco del Mare va concretizzandosi, in particolare con la recente partenza della tranche dei lavori da Piazzale Kennedy alla zona di Bellariva, ho osservato che la stagione estiva 2021 ha mostrato le prime grandi difficoltà legate al fatto che la pedonalizzazione di una parte già cospicua del lungomare non ha conseguito, scusate, la disponibilità di un numero congruo e coerente di parcheggi. Considerato che il sindaco, nella sua relazione iniziale al Consiglio Comunale Tematico sul Turismo del 10 febbraio scorso ha dichiarato che i parcheggi a servizio della zona mare sono all'ordine del giorno dell'amministrazione, osservato però che tale attenzione dell'amministrazione appare in forte e colpevole ritardo rispetto alla chiusura del lungomare, recando con sé quindi un ben misero conforto per cittadini e operatori del turismo. Rilevato che sono tante le voci di operatori del settore che chiedono cosa accadrà in questo senso nella prossima stagione e nelle successive, interrogo il sindaco e la giunta, l'assessore competente, per sapere i tempi e i cronoprogrammi dei lavori che permetteranno di dotare la zona mare del numero di parcheggi adeguato, l'ubicazione dei parcheggi previsti e come intenda affrontare la stagione incombente per evitare il disservizio diffuso che per ora appare inevitabile, che provocherebbe gravi disagi e una pessima pubblicità per tutto il nostro turismo. Parto da quello che sarà l'assetto definitivo previsto, che prevede la realizzazione, parlo del Parco del Mare Sud, di due parcheggi interrati, Piazzale Fellini e Piazzale Tripoli, unitamente ad altri cinque parcheggi di interscambio con le fermate del Metromare, Kennedy, Pascoli, Toscanini, Riva Azzurra e Cavaliere di Vittorio Veneto. Questi cubano, questi parcheggi per i quali è stato richiesto un finanziamento al Ministero dei Trasporti, cuberanno altri 1.400 posti auto, mentre i due parcheggi interrati prevedono circa 400 posti auto ciascuno. In alcuni di questi, in particolar modo in quelle Tripoli, ci sono anche degli interessi di operatori privati negli accordi del Parco del Mare per contribuire al finanziamento. Questo per dare quindi il quadro di quello che è il sistema di sosta pubblica a rotazione che l'amministrazione sta portando avanti nel suo assetto finale, alla quale poi si accompagna evidentemente anche l'intervento dei privati nella ricerca di soluzioni, per esempio per le strutture ricettive o con parcheggi interrati o con altre soluzioni, quali in alcuni casi già comitati turistici stanno portando avanti con parcheggi a raso e navette. Per quest'estate, in attesa appunto di far partire anche i cantieri di questi interrati, faremo delle operazioni analoghe a quelle che sono state già approntate, per esempio nel tratto 1, dove ricordo che è stato fatto un intervento superficiale a raso su Piazza Fellini, dove sono stati realizzati 86 posti auto. Analogo intervento verrà fatto su Piazza Tripoli, dove è prevista la realizzazione di circa 80 posti auto e di un'ampia, ampia zona di parcheggio motorini, perché anche questa è un'esigenza assolutamente importante della città. Questo intervento partirà brevissimo, nelle prossime settimane. Non è stato possibile partire prima con i lavori su Piazzale Marvelli perché la stessa è oggetto anche di accantieramento, quindi di deposito di materiale per i lavori che sono in corso. E quindi nell'organizzazione del cantiere a breve partirà anche questo intervento che ha durate abbastanza circoscritte perché sono interventi che riguardano segnaletica e lavorazioni poco impattanti che si prevede di concludere immediatamente dopo Pasqua, questi sentiti lavori pubblici. Oltre a questo abbiamo mappato anche una serie di aree private nei dintorni e in particolar modo c'è un'area in via Parisano che può ospitare circa 45 posti auto e siamo in interlocuzione con la proprietà per cercare di farla mettere a disposizione. Stiamo valutando quale può essere la modalità migliore, se per sosta rotazione piuttosto che per attività ricettive. L'obiettivo ovviamente nel complesso è quello di cercare di accompagnare l'offerta di sosta che può avere sia finalità appunto della rotazione che di situazioni di hotel che magari si basavano anch'essi precedentemente nel sistema di offerta di sosta a rotazione pubblica.
L'altra novità che abbiamo già annunciato è che saranno messe a disposizione sempre per quest'estate circa 100 posti auto nell'area della nuova questura. L'amministrazione comunale da ottobre scorso è entrata nelle disponibilità di aree che erano legate agli standard urbanistici relativi alla realizzazione dell'edificio. È stata discussa anche una fideiussione che consente ai lavori pubblici di intervenire per sistemare l'area, per ridare luce, perché come avete visto passando in zona purtroppo è stato rubato anche il rame e non è possibile in questo momento avere l'illuminazione, e per recintare il tutto, perché l'obiettivo sarebbe di dare quest'area, usare quest'area per dare una risposta in questo caso alle strutture ricettive con il modello un po' che attualmente è in vigore al parcheggio Chiabrera. Per chi lo sa, nel periodo estivo i posti del parcheggio Chiavera sono in gran parte utilizzati da hotel. Stiamo lavorando anche su identificare un'altra grande area di attestamento sui 150-200 posti dove applicare un sistema di navette verso il mare. Quest'area, la sua identificazione dipende anche dai lavori di cui parleremo stasera e quindi della viabilità che quest'estate avremo connessi ai lavori sulle rotonde. E poi, oltre all'offerta di sosta, c'è tutto il sistema di accessibilità pubblica. Rinnoviamo lo shuttle mare completamente gratuito a partire quest'anno dai weekend di Pasqua, che potrà dare, come ha fatto l'anno scorso, seppure in via sperimentale, a nostro modo di vedere, anche un'ulteriore opportunità e risposta alle esigenze di accessibilità con veicoli, in questo caso non privati ma pubblici, dalla nostra città verso il mare. Mi dichiaro insoddisfatto di tutta la situazione, insomma, per quel che ho potuto capire sull'estate prossima rischia di essere una goccia nel mare lo sforzo dell'amministrazione,